Festa grande sullo Ionio per la vittoria del Gallipoli nel derby con il Taranto. Non è ancora promozione matematica, ma la squadra del presidente Barba ha messo un altro tassello importante per la sua storica promozione in Serie B. La partita ha vissuto i primi 20 minuti senza emozioni tra due formazioni che non affondano anche per paura del caldo. Poi al 22esimo Sciaudone è sciagurato nelle conclusioni, solo davanti a Rossi, che lo ipnotizza, gli respinge il tiro e poi Vasto la libera. Giannini non è contento dell'approccio dei suoi, la partita sale di tono, ma è il Taranto che la controlla agevolmente con i difensori Migliaccio e Di Bari particolarmente attenti e Lima che detta i tempi con la sua esperienza. Al 25esimo Buzzegoli crossa, ma Russo non arriva per la deviazione. Poi al 32esimo punizione di Molinari dalla tre quarti, deviazione di Gennaro e la palla va a finire sul palo interno e poi tra le braccia di Barasso. È la più grossa emozione dei primi 45 minuti. Stringara all'inizio della ripresa si raccomanda ai suoi uomini della difesa, sente che il Taranto può farcela ad uscire imbattuto, ma Ginesta cerca di vanificare queste certezze con un tiro che trova pronto Barasso. Il Gallipoli preme ma non trova gli spazi sulle fasce ben presidiate ed è il Taranto ancora con Sciaudone che ha la migliore delle occasioni su un errore di capitano Antonioli. La punta rossoblu però è precipitosa e sull'uscita di Rossi alza il pallonetto oltre la traversa. Il caldo si fa sentire, le energie delle due squadre diminuiscono. Al 26esimo un tiro di Vasto la finisce fuori e quando si pensa solo a quello che sta succedendo sugli altri campi la partita cambia. Un cross dalla sinistra per un attacco del Gallipoli da parte di Suriano. Un'uscita approssimativa di Barasso che perde il pallone, il colpo di testa di Di Gennaro in mezzo agli avversari e il pallone che finisce lento nella rete tarantina tra la gioia dei giallorossi e la disperazione della tifoseria ospite. Si scatena la gente di mare in maglia giallorossa. Per 10 minuti Gallipoli è promosso, poi arriva la notizia della vittoria del Benevento, scoppia ugualmente sugli spalti, in riva lo Ionio in attesa di quella vera. Per dire meglio, speriamo di chiudere domenica prossima insieme ai nostri tifosi, è stato un peccato non chiuderlo qua insieme alla nostra città. Tifosi del Foligno in 1300 al Curi, il silenzio e la rabbia degli ultras delle Perugia che protestano contro i provvedimenti restrittivi della questura. Foligno generoso in avvio ma Perugia quasi subito in gol. Stamilla mette la palla in area dove Pagani colpisce di testa, prima rete in campionato per il difensore biancorosso. E la squadra allenata da Pagliari, il grande ex, potrebbe raddoppiare qualche minuto più tardi. Mazzeo schizza in velocità e serve Raimondi, sembra fatta, ma Ripa si difende in angolo così. Il Foligno accusa il colpo, Furiani ci prova da lontano, Benassi c'è. E lo stesso Furiani vorrebbe il rigore per un contatto in area. Quando affonda il Perugia mette paura, dà applausi la combinazione Pagani-Stamilla. Stamilla perfetto, poi quando trova la testa di Raimondi, colpo vincente da centro area, 2-0 in gol, quindi un altro difensore del Perugia. Sul versante opposto il tentativo di Mandorlini prima della splendida prodezza di Del Core, è sfortunato l'attaccante barese. Nella ripresa il Foligno prova a rientrare in partita con De Paola che si addormenta sul più bello e si addormenta anche la difesa ospite, Cutolo per poco non fa 3-0. Al 24esimo è bravo il giovane Cesaretti, destro a girare e palla che esce di poco. Coresi su punizione prova a sorprendere Benassi che è super reattivo. Ci prova anche Sciani, la mira è imprecisa. È puntuale invece nel finale il diagonale del brasiliano Mezzavilla. Vince il Perugia, è giusto così. È stato un derby corretto e in questo caso hanno vinto entrambe. Sono i tanti assenti e la paura di sbagliare a condizionare Juve Stabia e Benevento in un confronto molto importante per i due estremi della classifica. Partita ben al di sotto delle aspettative in tutto il primo tempo, una frazione senza emozioni, nonostante un contropiede finalizzato male dagli ospiti in avvio e qualche timido tentativo effettuato dai padroni di casa con Gaeta e Peluso. Qualcosa di più succede fortunatamente nella ripresa, quando il Benevento comincia a cercare il colpo da tre punti. Decisivo al decimo l'intervento che consente a Soviero di correggere sul palo la conclusione piazzata di Evacuo, sciagurato invece poco prima della mezz'ora, il modo in cui Carcione vanifica ripartenza ed assist di Statella. Pur in crescente difficoltà la Juve Stabia trova la forza di reagire quando Gaeta entra in area con il pallone incollato sul piede, un'occasione sciupata però con un sinistro che non riesce a scavalcare Gori in uscita. Vicina al vantaggio, soltanto 4 minuti dopo la formazione di Costantini finisce invece per subire il gol che decide l'incontro. Vincente dopo un primo tentativo deviato in angolo, il colpo di testa del liberissimo Felice Evacuo sul susseguente calcio dalla bandierina, una rete che gela il Menti e un po' tutta la Juve Stabia poi ridotta in 10 per l'espulsione di Gritti.
Senza fortuna in un clima decisamente teso, l'ultimo tentativo di Stentardo che trova Gori pronto ad effettuare la parata che mette in cassaforte il successo di un Benevento che con questi tre punti scavalca il Crotone al secondo posto, mentre la Juve Stabia vede farsi ancora più in salita la strada che conduce alla salvezza. Il pareggio con la Ternana delude i tifosi della Cavese, speravano in una vittoria che consentisse agli uomini di Camplone di volare con maggiore sicurezza verso i play-off. Non basta ad addolcire la delusione il dato che il migliore in campo è forse stato proprio il portiere della Ternana, Visi. In almeno tre occasioni l'estremo difensore degli ospiti evita alla Cavese di andare in vantaggio. Per gli uomini di Camplone sono Bernardo e Schetter a provare a infliggere il colpo decisivo. Tutto inutile quando arriva il triplice fischio dell'arbitro Corletto di Castelfranco Veneto, dagli spalti del Simonetta Lamberti si alza qualche fischio, qualche contestazione nei confronti di Camplone. Solo un punto di vantaggio sul Foggia, il prossimo turno è nel derby a Santa Colomba contro il lanciatissimo Benevento. 1-0-0 che soddisfa invece gli umbri. Ed ecco le immagini dell'Atrionale, scorrere la classifica prima del derby del Campo Italia fra Sorrento e Paganese poteva essere utile per pronosticare facilmente un pareggio fra le due formazioni ai padroni di casa, bastava per la salvezza per gli azzurro stellati in trasferta, era soprattutto importante non perdere. Dunque ragion di Stato, prima di qualunque rivalità, non correre rischi prima di pensare a pungere. Il match tuttavia qualche sprazzo di buon gioco l'ha offerto, gli errori sotto rete di Ripa e Giampaolo, quest'ultimo sostituito dopo la prima frazione di gioco, un pizzico di sfortuna per Astarita e la fretta nel concludere di Fanasca hanno indirizzato il match sui binari del pareggio, sicuramente gradito da tutti.